questa è la seconda edizione del Global Mobility Co. Siamo molto soddisfatti, infatti, perché abbiamo cresciuto in termini di presenza. Abbiamo praticamente 15 settori di attività presenti qui e anche tutti gli attori rilevanti, tanto i settori come l'energia, tecnologia, automobile, sicuri, assolutamente tutti sono qui e anche abbiamo fatto praticamente 100 tavole rotonda per debattere i assunti più importanti nel mondo della mobilità, con 350 esecutivi e direttivi delle aziende più importanti al mondo. C'è anche un rapporto speciale con l'Italia, quest'anno c'era un padiglione dedicato, quindi tra Spagna e Italia c'è anche una certa continuità culturale su un tema importante come quello della sostenibilità. Boh, infatti è un motivo di orgoglio avere qui l'Italia, perché abbiamo tantissime cose comuni. Infatti stiamo lavorando con tante aziende, abbiamo per prima volta la presenza del padiglione d'Italia all'interno del Global Mobility Co e speriamo crescere. Stiamo puntando per il prossimo anno a avere più aziende italiane contribuendo a crescere in questo ecosistema della mobilità sostenibile che ci une praticamente a tutti. Appuntamento al 2024. 2024 ci daremo praticamente, sarà novembre dell'anno prossimo.